Dal Vangelo di Luca. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Fratelli e sorelle, oggi la buona novella vi raggiunge dai locali della Caritas diocesana sotto la curia di Lanciano. Abbiamo scelto questa collocazione perché il messaggio del Vangelo viene realizzato oggi concretamente dalla Caritas, dai volontari che vi lavorano, che diventano gli occhi, le mani, i piedi, il cuore di Gesù che opera nel nostro tempo nei confronti dei poveri, degli oppressi, dei ciechi, dei prigionieri della nostra società. Il Vangelo che abbiamo ascoltato è stato tratto da Luca, che è l'evangelista che ci accompagnerà per tutto questo anno, ed è composto di due parti ben distinte: i primi quattro versetti del primo capitolo di Luca e poi una parte del capitolo quarto, sempre del Vangelo di Luca. Nei primi quattro versetti Luca ci dice che cosa lui vuole fare, per quale motivo ha deciso di scrivere il suo Vangelo. Infatti nella Chiesa già circolava sicuramente il Vangelo di San Marco, molto probabilmente il Vangelo di San Matteo, e circolavano anche altri scritti che raccontavano parte della vita di Gesù, parte del suo insegnamento. Luca vuole scrivere il suo Vangelo e lo dedica a un personaggio di nome Teofilo, che significa amico di Dio, il quale potrebbe essere davvero esistito. Secondo gli studiosi potrebbe essere un ricco della città di Filippi che ha finanziato la realizzazione del Vangelo di Luca, ma che potrebbe rappresentare anche ciascuno di noi che è amico di Dio e al quale il Vangelo oggi si rivolge. Luca, dedicando il suo Vangelo a Teofilo, lo sta dedicando a coloro che già conoscono Gesù, a coloro che già hanno la fede, che hanno ricevuto il battesimo e gli altri sacramenti, e lo scrive questo Vangelo per dare una base solida alla nostra fede, per far comprendere che non stiamo andando dietro a delle favolette, a delle cose inventate, ma stiamo andando dietro a delle cose che sono realmente accadute, che noi, come Luca, abbiamo conosciuto attraverso il racconto dei testimoni oculari, di coloro che hanno accompagnato Gesù fin dall'inizio e dei quali perciò possiamo avere fiducia.
Luca si trova quindi nella stessa situazione nella quale ci troviamo noi. Non abbiamo conosciuto direttamente il Signore, la fede in Gesù ci è stata trasmessa. Probabilmente a Luca colui che gli ha raccontato la fede più da vicino è stato San Paolo. Luca infatti era suo compagno nei viaggi missionari, lo testimoniano alcuni passaggi del libro degli Atti e alcuni passaggi delle lettere di San Paolo in cui Paolo lo saluta e fa il suo nome quando parla dei suoi collaboratori. Quindi, come si è fidato Luca, noi ci possiamo fidare, anche perché Luca ha fatto delle ricerche accurate e attraverso queste ricerche non solo ci ha detto chi è Gesù, che Gesù è veramente esistito, ci ha presentato la sua carta di identità, ma ci ha spiegato anche la missione di Gesù, ciò che Gesù ha detto, ciò che Gesù ha fatto. Infatti, nelle domeniche precedenti, noi abbiamo visto chi è Gesù, la stella che sorge dall'Oriente, il sole che illumina ogni uomo, il Figlio di Dio amato nel quale il Padre si è compiaciuto, lo sposo della Chiesa e dell'intera umanità. Oggi ci viene presentata la sua missione. Perché questo figlio amato è venuto sulla terra? Perché questo sposo si è manifestato alla sua sposa? Perché questo sole è nato dall'alto? Proprio perché a ciascuno di noi possa giungere il Vangelo, possa giungere la buona novella, la buona notizia. E qual è questa buona notizia? L'amore misericordioso, l'amore gratuito, l'amore immeritato, l'amore immotivato che Dio ci dimostra anche quando eventualmente noi non ce lo meritiamo. Questo è il Vangelo che Gesù comincia ad annunciare nella sinagoga di Nazareth, un locale che dovrebbe essere come quello nel quale noi stiamo registrando questa buona novella. Un locale dove c'era lo spazio per l'armadio dei rotoli, dove c'era lo spazio perché la gente potesse accomodarsi e dove la parola di Dio veniva annunciata. Gesù frequentava le sinagoghe e le frequentava con fedeltà. Il Vangelo ci ha detto che, come di solito, si recò nella sinagoga di Nazareth. E in questa sinagoga, nel giorno di sabato, come succede durante la liturgia della parola delle nostre celebrazioni, venivano fatte due letture, ovviamente dell'Antico Testamento, perché il Vangelo ancora non c'era, il Nuovo Testamento non era stato scritto. La prima tratta dalla Torah, dalla legge, i primi cinque libri della Scrittura, l'altra tratta dai profeti. I testi della legge, i testi della Torah, proprio come i nostri Vangeli, erano organizzati in tre anni. In tre anni il popolo degli ebrei ascoltava la lettura dell'intera legge, dell'intera Torah. Poi la seconda lettura era un libro appunto dei profeti. E Gesù va a leggere proprio questa seconda lettura e legge dal rotolo del profeta Isaia, uno dei quattro profeti maggiori, insieme con Daniele, Ezechiele e Geremia, forse fra i quattro il più famoso, il più conosciuto. Ma Gesù non si accontenta semplicemente di leggere una lettura qualunque, una parte qualunque del rotolo di Isaia, va a cercare una parte specifica, va a cercare i versetti che gli interessavano, quelli tratti dal libro 61 del profeta Isaia, dove si parlava dello spirito del Signore che sarebbe sceso su una persona e questa persona avrebbe portato il lieto annuncio ai poveri, avrebbe liberato i prigionieri, avrebbe ridato la vista ai ciechi, avrebbe liberato gli oppressi e avrebbe annunciato un anno di grazia del Signore. San Luca poi fa notare un paio di particolari
che sembrano secondari rispetto al racconto, ma se lui li ha messi proprio perché è stato così attento nelle ricerche, evidentemente questi particolari servono a trasmetterci qualcosa. È esperienza di tutti che per leggere un libro bisogna aprirlo, che per leggere un rotolo bisogna srotolarlo. Però Luca ce lo dice e quindi vuole comunicarci una cosa ben precisa: il senso profondo delle scritture, il senso profondo di tutti i rotoli dell'Antico Testamento è realizzato, è compiuto solo in Gesù. È Gesù che dà vera luce su tutto l'Antico Testamento, è Gesù che realizza le profezie dell'Antico Testamento e per questo motivo, una volta letto, Gesù chiude il rotolo, ripiega il rotolo, come a dire adesso tutto è compiuto. E infatti lo dirà, oggi questa parola si è realizzata davanti a voi che mi state ascoltando. E per dirci anche un'altra cosa, che null'altro potrà essere aggiunto alla rivelazione che ci è arrivata attraverso Gesù di Nazareth. Lui è il compimento ultimo, il compimento pieno di tutta la rivelazione di Dio. E poi Gesù non si limita a dire il Signore ci è sempre vicino, il Signore non ci abbandonerà, abbiate fiducia in Lui come facevano gli altri maestri, ma appunto dice oggi si compie questa scrittura, oggi in me questa scrittura si realizza. E ancora una volta il Signore Gesù ci manifesta il vero volto di Dio. Ancora una volta ci dà la chiave di lettura per poter comprendere ciò che Lui, il Figlio di Dio, è venuto a fare incarnandosi in mezzo a noi. Prima di tutto un lieto messaggio offerto ai poveri. La parola di Dio è un lieto messaggio. La parola di Dio è una buona novella. La parola di Dio è una bella notizia. Non guardiamo mai Dio con gli occhi distorti, non guardiamo Gesù con i pregiudizi, con le fette di salame davanti ai nostri occhi. Guardiamo Dio, guardiamo Gesù come Gesù ci si è rivelato, come Gesù ci ha parlato di Dio. Un Dio amore, un Dio ricco di misericordia, un Dio ricco di perdono, un Dio ricco di tenerezza, che è venuto a dare questo annuncio ai poveri, a chi non ha nulla da dare a Dio. Gli scribi, i farisei, i sacerdoti del Tempio erano ricchi materialmente, ma erano ricchi soprattutto dal punto di vista psicologico e religioso. Loro pensavano di avere qualcosa da dare a Dio. Offrivano i sacrifici, facevano le offerte, osservavano le regole della legge, pensavano di essere a posto, pensavano che Dio non dovesse dare nulla a loro se non il riconoscimento dei loro meriti. Invece davanti a Dio siamo tutti poveri, davanti a Dio nessuno di noi ha qualcosa da dare se non se stesso. È Dio che dà a noi, è Dio che con questa buona notizia, con la sua parola, ci forma e ci trasforma, cambia la nostra esistenza. Perciò Gesù ci dice che è venuto a dare la vista ai ciechi. Tante volte io e voi, cari fratelli e care sorelle, siamo ciechi, non fisicamente, siamo ciechi spiritualmente, siamo ciechi umanamente, perché non sappiamo bene quale direzione prendere nella nostra esistenza, quale strada percorrere nel cammino della nostra vita. Gesù è venuto ad aprirci gli occhi, Gesù è venuto a ridarci fiducia nella vita, nel futuro, è venuto a ridarci speranza, è venuto a ridarci un senso alla nostra esistenza. Ed è venuto a liberarci dalle catene, da tutti i vincoli che noi possiamo avere nella nostra oppressione. Non è venuto a caricarci di altri pesi, ma a portare con noi quelli che già abbiamo e a liberarci da qualunque tipo di schiavitù,
dalla schiavitù di noi stessi, del nostro egoismo, del nostro orgoglio, della nostra superbia, del nostro tornaconto, del pensare solo a noi stessi e a tutti gli altri legami che possiamo sperimentare nella nostra vita. Il legaccio del potere, il legaccio della sensualità vissuta male, il legaccio della ricchezza, tutte cose che ci impediscono di realizzarci umanamente e di vivere santamente la nostra esperienza di credenti. Ed è venuto anche a liberarci da ogni altra afflizione, è venuto proprio a ridarci la gioia della vita. E questo messaggio il Signore ce lo ha detto con le parole e ce lo ha fatto immaginare proprio con le immagini, quasi rappresentandole davanti al nostro sguardo. Gesù è stato come i migliori influencer di oggi. Il suo post, il suo messaggio, il suo tweet, rilasciato quel giorno nella sinagoga di Nazareth, ci ha raggiunti a 2000 anni di distanza. Pensate, dicono gli esperti di comunicazione che un post su Facebook o su Instagram dura 42 minuti, perciò continuamente i nuovi influencer postano messaggi, altrimenti la gente si dimentica di loro, altrimenti la gente li mette in seconda linea. Gesù non ha bisogno di questo, ha parlato una volta e la sua parola è per sempre, si è mostrato una volta e il suo mostrarsi è per sempre. Vogliamo stare alla sua scuola, vogliamo accogliere questo suo messaggio, vogliamo seguire la strada che ha aperto davanti a noi? Spontaneamente, immediatamente ci verrebbe da dire di sì, ma facciamo attenzione perché Gesù quel giorno nella sinagoga di Nazareth non ha avuto molti followers, non ha riscosso molto successo, anzi ha avuto dei contrasti molto forti, ma di questo ci parlerà il Vangelo di domenica prossima e quindi potremo approfondirlo nella prossima puntata della Buona Novella. Vi lascio una buona domenica, vi lascio il desiderio di seguire questo Gesù che si è messo davanti a noi come guida, di far risuonare nelle nostre orecchie, nel nostro cuore, la sua parola, perché davvero possiamo fare l'esperienza di poveri che finalmente vedono esaudita la loro ricerca, di oppressi, di prigionieri che finalmente sono liberati, di ciechi che finalmente hanno la vista per capire da che parte andare e per raggiungere il traguardo della loro esistenza.